Difatti siamo, abbiamo speso 9 milioni, siamo qua da 10 anni, perché da 10 anni che siamo qua, e stiamo parlando noi oggi di questo. Se questo vi va bene, io divento, vado fuori di testa, normalmente. Il sopralluogo alla caserma Beleno, nuova di zecca, ma che attende da 10 anni di diventare operativa, è l'occasione per rispolverare il di Piazza Style. Si parte dal parcheggio e dagli stanziamenti economici necessari a risolvere il problema del varco per i camion, che ora possono accedere da via Revoltella, e il nodo infiltrazioni. L'ultimo appalto che è stato fatto su questa operazione, che è più o meno di 10 milioni di euro circa, è di circa 200 mila euro. Con il Glovo, adeguandoci rispetto alla prescrizione di una nota fatta dal Siviloto, pure con le fotografie che ci aiutavano ad individuare i problemi, abbiamo speso, Lucia, 240 mila euro ulteriori. 140 mila. 200 più 140, siamo 340. Da che da ottobre dell'anno scorso e piove dentro. E ci piove dentro. Arriviamo. Diciamo che nel progetto c'era la via di fuga. Adesso se vogliamo dire che la via di fuga è la roba più importante, allora vado via. La via di fuga bisogna mettere a posto, ma non è determinante, non è che la gente mi scapperà da qua per venire per il tombino, dai ostrega, se no divento matto, eh. Chi progetta sempre questo fra un attimo sarà rotto, no? Bisogna ovviamente che inserirlo in maniera diversa, perché questo è il primo Mona che ne fa una retromarcia, spaccheremo il tubo, dopo ci troveremo l'acqua dentro, allora bisognerà studiare e mettere che, guarda, perché se no se troviamo con l'acqua dentro. Comandante, te ne fa vedere sta caserma o devo stare 2 ore in garage? Si sale quindi nel piazzale esterno per appurare l'origine delle infiltrazioni d'acqua. Salita al buio dal parcheggio al primo piano. E chi ha fatto sto lavoro? Eh beh, ma potremmo impugnare alla ditta sta roba. Il direttore lavori forse lo sa. Chi sei il direttore lavori? Avevo contestato, ma sono dati la macchia. Ci sono dati la macchia, e abbiamo pagati anche. No, a parte che aspettano ancora 70 mila. Allora non glieli dai. Una notizia positiva, aspettano 70 mila euro, finiti, non te glieli dà? Inevitabilmente poi dal problema la proposta di soluzione. Casomai gli mettete una griglietta sopra o li metti una lama come in Piazza Unità da qua a qua, li fai senza fare i buchi. Gli metti una lama e da sotto li saldi un pezzo che stia qua per un po' di tempo intanto che si muove. Non mettere giù, adesso ti conviene lasciare libero, vediamo cosa fa la piazza. Sempre con le piazze, cioè di piazza con le piazze. Adesso, che caserma ragazzi, c'è anche la parte bella. Digerita la sfuriata del sindaco, anche i più colpiti dalle critiche, come i dirigenti comunali Enrico Conte e Lucia Iavarino, ma anche il direttore dei lavori, l'architetto Paolo Ricci, ammettono, a microfoni spenti, la puntualità dei rilievi fatti da Di Piazza e programmano gli interventi indicati. Ma non finisce qui, dall'intonaco esterno al tetto. Il sindaco è un vulcano. Chi ha fatto il cappotto? Diciamo Pagadi? Abbiamo dovuto fare un cottimo ad hoc per il cappotto. Perché praticamente non stavo a fare il primo appalto, dell'impresa. Mi immagino, senti una cosa, però basta darghi non. Ma bisogna rasare del nuovo. Bisogna rasare qua, dai. Viene giù sul muro perimetrale della scaletta, in parte da quell'angolo là. Però il problema sono quelle cipolle. E se Di Piazza non si ferma davanti a un cartello di divieto per l'accesso al tetto, figuriamoci se ci fermiamo noi. Se te che fa venire tutta l'acqua del tetto qua, potremmo fare tutti i scarichi del mondo. Bisognerà portare tutta quell'acqua da su, bisognerà portare il tubo, che se te che fa il muso qua, che scarichi fuori. Di Piazza si mette pure a pulire le grondaie. Sa, dopo se fin quando taglia, questo albero bisogna tagliarlo, eh? E se quello che stiamo cercando bisogna, di far fare da mesi. Io Marino, bisogna tagliare sto albero. Lo lasciate proprio là sotto così, che germoglierà così, perché questo ci crea dei problemi enormi. Visitata quindi la futura sala operativa della polizia locale, e gli uffici, gli spogliatoi e le altre aree della caserma, che internamente è molto ben strutturata, la chiusa finale. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche, come abbiamo fatto col mercato ittico, metterla a posto, entro il 30 settembre voglio che sia inaugurata.